Salve, vi sono mancata? Escrementi! Sì! 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 Nuovo boss sconfitto. Non si tira la cacca! What a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Dark Souls. Mi raccomando ragazzi, continuate a sostenere questa serie lasciando un bel like. Per il prossimo episodio me ne lasciate almeno 30? A grandissima richiesta, torno finalmente su Dark Souls 3. Non posso dire di esserne felice, anche se sto fingendo il contrario, perché sarei una bugiarda di merda. Ma comunque era ora che ci tornassi ragazzi, perché avevo lasciato poi così in sospeso con tutte le cose che sono successe. E mi manca da andare a trovare quel dannatissimo boss che mi rilascerà la bambolazza per andare poi a Irithyll e avanzare lì. Quindi, senza perdere altro tempo, direi di continuare. La cosa divertente è che, ragazzi, d'ora in avanti non potrò tirare pugni alla scrivania, perché la scrivania voi non l'avete ancora vista, ma è fatta di vetro, quindi non potrò sfogare la mia rabbia. Perfetto, allora, l'ultima volta, se non sbaglio, avevamo trovato la scorciatoia qui, se non ricordo male. Considerate, ragazzi, che non sono manco andata a riguardare l'ultimo episodio. Ero arrivata da qua, mi sa. Ma sei bellissimo! Ah! Sì, mi sa che ero arrivata da qua. Atta! La puta che te pario! Esatto, ero arrivata da qua, adesso mi ricordo. Fatto sta che non ho la minima idea di dove dover andare. Ma che novità, Giocherina! Allora, visto che l'ultima volta non l'ho fatto, direi di esplorare questi dintorni, perché magari trovo qualcosa di interessante. Tipo questa, una leva, tirala! A nostro rischio e pericolo. Per cosa sta cosa? Per cosa sta cosa? Per cosa sta cosa? Non ne ho idea, sinceramente. Continuo a chiedermi per cosa sta cosa? Per cosa sta cosa? Caro amico, vedo dietro le tue sacre chiappe una scala. Molto probabilmente la scala che mi condurrebbe dove mi interessa andare attualmente. Figuriamoci. Cosa vuoi? Torna a dormire. Mi metto un'inquietudine assurda. Pure le melme ci mancavano. Mi fa paura quel coso. Amico, non ti dispiace magari se scappo correndo dietro il tuo deretano, vero? È pieno di melme. Non ti azzardare a scorreggiare, eh. Minchia, giusto davanti alla scala si è messo. Anche perché tra l'altro, in mezzo a sta melma schifosa, andiamo lentissimi. Non vorrà mica dire che devo sconfiggerlo. Spero. Non si tira la cacca. Scostumato. Aspetta, se gli sparo frecce che succede? Mazza, oh, riflessi dal dottore. Come va la gamba? Va benissimo. Probabile che mi serviranno tipo 3000 frecce per battere sto coso. Userò tutte le frecce che ho se necessario. Secondo me non sto a far niente. Vieni qua. Oh, io la... Mazza che bei piedi. Mi devi dire chi ti fa la pedicure, perché voglio andarci pure io. Piedazzo di merda. Dai che... Dai, dai... Ah, il piede! Dai, non piangere così, ti manca ancora poco. Sì? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo! Yeah! Ok! Cominciamo a raccogliere questo bel mucchietto di oggetti che sono sparsi in giro. Escrementi! Ma scherziamo? Ma che schifo! Prima scherzavo quando dicevo non si lancia la merda. Quello mi lanciava la merda davvero. Cioè, io quindi mi sto rotolando nella merda del gigante. Ecco qua, infatti. Magari è figa, fammi vedere. Mi piace, me la metto. Oh, quella pellicciazza. Ah, è fighissima. Cos'è quella merda? Aspetta, mo ci riprovo. La mia arma letale. Mazza che schifo. Ah, oddio, che senso che mi fa. Ma cosa sei? Ma deve rimanere lì quella cosa viscida. Lingua pallida. Ma che sono ste porcherie? Va bene, allora adesso passerò sopra questa cosa orripilante. Finalmente posso venire di sopra a vedere che cosa c'è. Niente sorpresine, ragazzi. Che si dice? Scusi, arrivederci, grazie. C'è un altro lì seduto. Ma che fate? Dormite durante la messa? Un oggetto col gigante che ci serve, bellissimo.
Oh, un abbraccio. E se io vi evitassi proprio così, con la gioia di vivere negli occhi, e andassi di qua, cosa succederà mai? Mi punirà la furia divina o che? Un ascensore. Io sono curiosa di vedere cosa c'è di qua. Fatto sta che io non gli posso passare avanti senza che mi vera. Si è arrabbiato! Piano, piano! Aia la puta madre! Ammazzalo! Che culo! Uff, ok, recuperiamo la calma. Prendi l'oggetto. Mazza se pesa, oh! E se il tipo lo lascio lì a dormire, che succede? Voi che fate? Dite messa? Scusate, signori miei, carissimi. Ok, vediamo dove mi ha spinto la mia curiosità. Se mi ha portato sulla giusta direction. Mi ha portato sulla giusta via. Perché suppongo proprio che quello sarà il boss che mi interessa. A sto punto potrei provare. Senza tornare al falò, userò una brace. Ok, una boss fight. Così presto, vabbè, era ora. Vediamo di che si tratta. Vai. Oh, quanti cazzo siete? Suppongo che quello che ci interessa sia quello con la... Fatemi uscire. Suppongo che quello che ci interessa sia quello con la fiamma rossa. Penso io. Perché forse gli altri sono solo uno stupido contorno, o no? Minchia, resistente il grasso. Dannato. Togli il... Eccoti! Via! Muori! Si va! Aia! Io corro, 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 corro! Da! Ti vedo, non pensare di nasconderti! Ok, è andato. Chi tocca? Chi tocca, ragazzi? Nessuno di voi. Mi sa che siamo arrivati al boss vero e proprio. Oddio. Aia, non c'è le guardie del corpo. Ah, te nascondi, eh. Ah, la puta madre. Cos'è? Maledizione. Dov'è? Minchia, oh. Aia, mi stanno a maledire. Ma maledetto. No, mi sa che morirò. Oh, no. Cavolo. Qualcuno mi spiega come minchia faccio a non avere maledizioni addosso? Torniamo dai nostri cari amici. Alle anime! Ok, mi sa che siamo alla metà, eh. Ah! Ah! Niente maledizioni! È lì! È lì! È lì! È lì! Il figlio di... Non di nuovo, no! Via dal cazzo, via dal cazzo! Ok, l'ho fermato, l'ho fermato. Ho fermato la maledizione. Muori, muori, bastardo di merda! Non di nuovo! Sto aumentando la maledizione! Sì! Sì! Noterete che sto sudando. Abbiamo la fottuta bambolina e l'anima dei diaconi delle profondità. Nuovo boss sconfitto. Accendiamo questo magnifico falò. Adesso ovviamente cosa farà giocherina se non andare a livellare? È stato fantastico, un'esperienza mistica. Salve, vi sono mancata? Vado dal mio amico a comprare qualcosina. Le frecce poco ma sicuro. Ne prenderò 100. Ma magari sì, qualche altra bomba incendiaria me la compro. È il momento di livellare. Penso che stavolta, ragazzi, aumenterò secco la tempra, perché comunque è molto importante. Quindi vado e confermo. Allora, a sto punto, ragazzi, direi che non torno alla cattedrale delle profondità perché mi ha abbastanza scocciato e che andrò direttamente a Irithyll della Valle Boreale, perché non vedo l'ora di vedere dove ci porta quel luogo così misterioso. Poi magari alla cattedrale delle profondità ci tornerò per conto mio per esplorare. Adesso mi interessa soltanto poter attraversare questo dannato ponte, che tra l'altro nascondeva una bella sorpresa. Spero non rinasca quella bestia gigante. Ok, adesso. Questo posto è fantastico, ragazzi. Sembra tanto tipo la Transilvania, tipo il castello di Dracula o una roba del genere. Però fa freddo, io odio il freddo. Perfetto, adesso che ho la bambolina, posso? Oh, c'è già il primo falò. Riposati pure. Adesso potremo finalmente esplorare sta benedetta Irithyll. Muschio blu ghiaccio. Ferma l'avanzata leggera e cura dal congelamento. Cosa che probabilmente mi servirà. Ah, un altro oggetto. Anima di guerriero sfinito. Cioè proprio non ce la faceva proprio più, poveraccio. Chissà quali creature mostruose nasconderà questa Irithyll. Ah! Tu che sei? Che
Che significa? Là sopra vedo già una cosa che non mi è piaciuta. È donna? E già questo dice tutto. I nemici di sto posto sono donne? Grazie Dark Souls. Perché come dico sempre io, di solito nei videogiochi quando mi imbatto in nemici donne sono i nemici più rompicoglioni che ci stanno. Almeno credo tu sia donna. Oddio. Ma che è sto casino, ragazzi? Ah, è chiuso tanto. Ah! Ok, sono pronta anche per il secondo round insieme a te. Cos'è sto rumore? L'ho sentito provenire qui dal lato. Ah! Quasi morta. Madonna, oh. Ho detto io che erano rompipalle. Comunque queste me congelano. Ok, vediamo di qua. Adesso di regola potrei andare a potenziare la mia spada, la mia cara Uchigatana. Di nuovo sto coso. Ma lo devo seguire o che? Non ho capito, ragazzi. Cioè mi sta di del tipo vai via, fuggi da questo posto. Ma che c'hai in testa? Un nido d'uccelli? Aia. Cos'è quella processione? Oddio. Ah, mi ha visto. Ah, la vedo brutta. Il nostro caro amico, quello gigante che ci aspetta. Se io me la squaglio tipo. Ah, perfetto. C'è un'altra armata di nido d'uccello. Corro, scusate. È pieno. C'è! È pieno. Sì, voi proseguite, eh. Non fate caso a me, che io me la squaglio come se non ci fosse un domani. Qui non si apre da questo lato, minchio, ce ne fosse una che si apre dal mio lato. Oggetto. E qui? Non può esserci un falò nelle vicinanze, che sarebbe qualcosa di epico, perché non è possibile. Eccolo! Ti ho chiamato! Ti amo! Sì, grazie! Cos'è qui? Cos'è sta cosa? Ah, prova di un successo. What the fuck? Che oggetto? Un cimitero. Fantastico posto per fare un picnic. La puta madre che te parió. Fatemi prendere il mio oggetto, grazie. Qua invece anche anime morenti. Sono morti tutti qua. Mi chiedo il perché. Ah, mi scusi tanto. Manco me ne ero accorta. Stavo a pregare. Scheggia rosso, yeah, posso potenziare il falò. Allora, a questo punto penso proprio che tornerò all'altare del vincolo, così da potenziare il falò, da potenziare anche l'Uchigatana, perché adesso ho abbastanza titanite. Vai, bruciala, sì. Yeah, caro il mio vecchio, ti tocca lavorare. Rinforzami la mia cara Uchigatana. Vai. Comunque c'ho anche la spada di Iritil qua, che posso potenziare e comunque mi è abbastanza potente. Quindi sì. E sì, di nuovo. Grandioso. Adesso l'equipaggio poco ma sicuro, perché mi piace un botto. Così c'ho l'Uchigatana col fuoco e questa col gelo. Ok, torniamo alla chiesa di Yorshka. Bentornata, giocherina. Allora, qui è dove ci sono tutti quei cosi giganti. Ah, è qui? Non ho manco controllato. E qui? Posso aprirlo. Non avete fatto caso a me, vero? Là sotto ce n'è un altro. Quanti ce ne stanno? Vabbè, magari non è difficile, dai, ci provo. Mi scusi, eh. Ah! Provo ad usare questa. E visto che lui è di fuoco. Grande! Minchia, è velocissima sta spada. Ah, ok, mi hai visto. Allora avanza, per favore. Guarda che uso la mia tecnica dell'arco, Dai, mo! Ok. Pesano meno, proteggono meno, ovvio. Magari però mi fanno più figo, dai. Oh, ma quanto sono bello. Ok, si apro qua. Non si apre da questa. Ma quando mai? Oggetto. Gemma del fulmine, wow. Andrò di qua. Ah, che qua è un vicolo cieco. Qua dopo sconfitto l'altro amico. Di qua invece. No, un vicolo cieco pure questo. Bene, allora mi sarà sfuggito qualcosa un po' più indietro. Niente, qui c'è il falò. Bene, torniamo di sotto. Ah, tu te sei proprio arrabbiata. Toh, depreda il suo corpo. E chi me lo diceva che qua c'era tutta la combriccola? Bello. Lì ci sono le mie anime, le vedo da qui.
Ciao. Stanno arrivando in gruppo, mi sa. Non mi avrete. Vieni a prendermi. Ma che c'hai oggi? È il mestruo. Scusate il termine forte, ragazzi, ma proprio non è uscito. E se non mi sfogo a parole qua, mi sa che spacco la scrivania. Quindi direi che sarebbe meglio sfogarsi così. E muori! Allora, ragazzi, io sto registrando da un bel po', quindi penso proprio che questo video terminerà qui. Vedremo come proseguire nel prossimo episodio. Come al solito, ragazzi, se avete suggerimenti e consigli, lasciatemeli sotto nei commenti, perché li trovo sempre utilissimi. Questo video termina qui. Ricordo a tutti che ho una pagina di Facebook che trovate in descrizione, tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti, un saluto, un bacione. E a te a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao.